E salve a tutti e bentornati e benvenuti nella mia cucina. Io sono Lucigno 91 e sono il cuoco folle. Oggi voglio proporvi un dolce particolare e delizioso, una crostata con confettura di pesche. Gli ingredienti dunque sono i seguenti: 550 g di farina tipo 00, 180 g di zucchero, 150 g di burro, 2 uova, un limone di cui utilizzeremo la buccia e il succo, una bustina di lievito per dolci, della confettura di pesche biologica e delle pesche sciroppate sempre biologiche. Bene, detto questo, possiamo procedere. Per prima cosa dobbiamo grattugiare il limone direttamente nella farina. Setacciamo il lievito. Ed ora amalgamiamo. Si scioglie il burro e lo si versa. Ho battuto le uova e ci ho aggiunto lo zucchero. Adesso versiamo. Si comincia ad impastare utilizzando la forchetta. Ed ora si impasta a mano. Ricordatevi, a differenza dell'impasto per la pizza, la pasta frolla non va lavorata per molto tempo. La pasta frolla va divisa in due parti. Una più piccola servirà per le strisce della crostata, il resto servirà per comporre la crostata. Teglia precedentemente imburrata. Disponete l'impasto al centro e con l'ausilio delle mani dovete distribuirlo verso il resto. Abbiamo foderato la teglia di pasta frolla. Deve venire così. Aggiungiamo il succo di mezzo limone alla confettura. Versiamo il nostro mix di confettura e succo di limone e distribuiamolo uniformemente. È il turno di distribuire le pesche sciroppate, tagliate a fette in questo modo. E questa è la coreografia di pesche sciroppate. Questo probabilmente è uno degli step più ostinati, la preparazione delle strisce della crostata. Carta da forno, farina, disponiamo la nostra pasta frolla, chiudiamo e distendiamo con il mattarello. Ed ora tagliamo le nostre strisce, dello spessore di un dito all'incirca. Allora, dobbiamo trasferire le strisce sulla nostra crostata, però per evitare di romperle, prima si arrotolano delicatamente. Si adagia poi la striscia in un punto del diametro, si distribuisce da parte a parte. Questo è il prodotto finito. Adesso va in forno a 180 gradi per circa un'ora, ma comunque fin tanto che non sarà dorato. Questo ovviamente sarà tutto a gusto vostro. Ci vediamo più tardi. Molto bene. Il momento di tirare fuori dal forno la nostra crostata. Mamma mia, c'ha un profumo che spettacolare. La si adagia e la si fa raffreddare per almeno un'ora, anche di più. A dopo. Questa è la crostata con confettura e pizza. È il momento dunque dell'assaggio. Gioia in bocca. Con questo posso concludere il video. Se vi è piaciuto, commentate, lasciate tanti bei like, condividete, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale
se volete supportare il mio progetto, acquistate il libro delle mie ricette, le ricette del cuoco folle su Amazon. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video e ricordatevi che se vi sembra buono, mangiatelo!